partito cresce e hanno diritto altri amministratori, ma siamo contenti che adesso Fratelli d'Italia sta crescendo in una crescita sana di gente che vuole portare il loro apporto dentro il nostro partito. E questo, siccome noi andiamo avanti con la politica e sponsorizziamo la politica del nostro leader nazionale che è Giorgia Meloni, e quindi siamo oggi aperti all'ingresso di nuovi amministratori e consiglieri. Su 8 amministratori, 4 sono donne, sono degli assessori e apporteranno sicuramente dentro Fratelli d'Italia e i loro comuni a cui fanno riferimento il loro grande parterre di esperienze, perché parliamo di commercialisti, di avvocati e quant'altro. Quindi io sono enormemente felice. È un fatto importante. Poi amministratori, come avete visto, sia di minoranza che di maggioranza, anche in comuni importanti, Isola, Sant'Egidio, è la riprova anche di un radicamento sul territorio, la riprova di un dialogo costante, di una presenza. Siamo molto contenti anche perché ci sono professionalità, competenze. Voglio dire, è una bella giornata per noi oggi. Giorgia Meloni, secondo me, sta crescendo oltre per le sue indubbie qualità politiche, per la coerenza che la contraddistingue. Basti ricordare due esempi. Giorgia Meloni non ha fatto il patto del Nazareno, che credo stia penalizzando tantissimo Forza Italia, non è entrata al governo con i 5 Stelle, perché oggettivamente ci sono delle differenze incommabili. Questa amministrazione d'Alberto ha già i problemi che ha magari un sindaco al secondo mandato, c'è un'accelerazione negativa. Insomma, il gruppo 3.0 è stato uno dei fautori dell'ascesa di Gian Guido Alberto, al quale poi si sono affiancati tanti civici, e poi c'è stata l'unione di tante liste di centrosinistra, civiche, di centrodestra. Voglio dire, c'è stato un bel assemblement, e credo che la difficoltà della gestione sia questa. Credo che Gian Guido abbia problemi, non solo che non può più sopire con gli incarichi in comune, ormai dovrà fare purtroppo ricorso agli incarichi extracomunali, quindi voglio dire, è una deriva che forse, guarda, lo dico con tristezza per la città, forse non se l'aspettava neanche lui, è scoppiata in mano, voglio dire, e non è un cerino, è un petardo.